Oggi è un bel giorno perché Arcighe Napoli compie 30 anni di vita, ma compie 30 anni di risvegli felici. Mi sono iscritto all'Arcighe di Napoli a 18 anni e adesso l'Arcighe di Napoli compie 30 anni. È ancora giovane come lo sono anch'io e c'è un futuro avanti a noi. Orgogliosamente transessuale. Sono un ragazzo trans di 25 anni, orgoglioso di partecipare al compleanno al 30° compleanno di Arcighe in Napoli, in una città tanto inclusiva, e spero di poter far parte di un percorso lungo negli anni, appunto, con l'associazione Arcighe e con tante altre che collaboreranno con noi. Io riprendo un pensiero di Nino Gennaro che diceva: o si è felici o si è complici, e credo che sia la frase adatta a questa giornata, a questi ultimi 30 anni di Arcighe Napoli, il circolo provinciale antino. Oggi è una giornata bellissima come tutte quelle che io trascorro con voi. Voi mi avete insegnato l'accoglienza, il rispetto della diversità e anche la gioia della vita, nonostante le difficoltà e i disagi, però veramente trasmettete un senso di serenità e di gioia e di allegria. E il riso nicciano, il riso affermativo, dire sì alla vita così com'è. Mi sembra una bella iniziativa quella di oggi, essere qui insieme ai giovani arcighei, che ci sia il comune e che ci sia anche in questo momento l'università. Io rappresento Sinapsi, il centro servizi per l'inclusione attiva e partecipata degli studenti, che col suo servizio antidiscriminazione e cultura delle differenze collabora in un progetto molto importante per la città di Napoli, il progetto Diverse City. Penso che questo sia importante tutto per i giovani e per le loro famiglie, cioè sapere che il comune di Napoli, l'università, le associazioni lottano per il riconoscimento dei diritti, a una vita serena, a una vita spensierata come i giovani meritano che accada. Oltre i perimetri del corpo, soprattutto il desiderio di essere felici, tutti, indistintamente. Sono molto commosso di questo festeggiamento del trentennale, perché allora, 30 anni fa, quando ho voluto creare questo gruppo, ci ho creduto, però non conoscevo gli esiti. 30 anni fa la situazione era tutta diversa. C'erano già delle libertà, ma tutto era da costruire, non c'erano luoghi di aggregazione. Ricordo che nel Parlamento ci fu un deputato di destra che propose la schedatura e l'internamento forzato di tutti i gay. Noi non sapevamo l'esito di questa proposta in Parlamento, che per fortuna non è passata, ma io ero pronto a distruggere da un momento all'altro tutti i nostri schedari. Per combattere l'omofobia credo che ci vogliono i diritti, sacrosanti che questo paese aspetta da anni, ma soprattutto tutto ci vuole tanta cultura. È la festa delle differenze, differenze senza esclusioni, e io sono contento di vivere a Napoli e come Federconsumatori porteremo avanti la battaglia di differenze senza esclusioni. Viva le differenze! Napoli sempre di più è una città che vuol far vivere i diritti in modo pieno e completo. Quindi le battaglie da fare sono ancora tante, ma io sono orgoglioso in questi 3 anni insieme Arcighe, Comune di Napoli, abbiamo fatto tante cose, un cammino importante, un cammino che ha fatto diventare Napoli avanguardia sul tema dei diritti delle comunità lesbiche, gay, transessuali, e anche negli ultimi tempi il riconoscimento nazionale e internazionale è stato, devo dire, molto forte. Di questo siamo orgogliosi, e poi merito loro che da un punto di vista culturale fanno tante iniziative in piena autonomia nella nostra città.